Invito a raggiungermi qui al centro il signor Rizzieri, che ci racconta un po', intanto si presenta e ci indica su questa bellissima cartina interattiva dove è situato la sua azienda, dove è situata. Zona Ferrara. Benissimo, allora. Benissimo, allora è un'area che è comunque un territorio dell'Emilia Romagna ricca di tradizione per questi prodotti di salumeria, oltre che di altro genere, delle altre filiere, ma la sua azienda in che cosa è specializzata? Buonasera a tutti, sono Lorenzo Rizzieri, il titolare della macelleria Rizzieri. La macelleria nasce nel 1969 da mio padre e suo fratello e nel tempo si è sempre data il suo spazio nel mercato perché per la selezione del bestiame. Come il signor Golinelli che prima è intervenuto, anche i miei genitori molto appassionati di bestiame e commercio di bestiame, e quindi la selezione che continua ancora oggi è proprio nel fatto di seguire dalla stalla tutta la filiera fino alla macelleria. E poi successivamente alla fine degli anni 70 si è voluto creare proprio a Focomorto, dove risiede ancora tuttora l'attività, un laboratorio artigiano dove vengono fatti i salumi. Questo perché si sentiva l'esigenza di trasformare la carne e soprattutto di farlo nel modo in cui la tradizione dice, quindi usando solamente i conservanti naturali che la natura ci concede, come il sale, il vino e gli aromi come l'aglio, che nella nostra zona c'è la DOP di Voghiera, e il pepe. Questo ci ha permesso negli anni di crescere. Io sono entrato a far parte dell'attività quando più o meno avevo 15 anni e a 18 anni poi me ne sono andato per fare tutt'altro, per fare altre esperienze, lavorare in altri ambienti sempre dedicati alle carni e quant'altro, ma mi interessava crescere la mia cultura, vedere metodi di lavoro e altre culture anche da altre parti. Per cui poi a circa l'età di 30 anni sono tornato, ho rilevato l'attività di mio padre che comunque ancora tuttora lavora con noi e porto avanti il discorso della tradizione, per cui con innovazione naturalmente, con quello che ho imparato da fuori ho cercato di portarlo all'interno dell'attività. Sono sempre stato un grande appassionato di cibo, il cibo per me è l'elemento essenziale, che sia verdura, carne, frutta, non ha importanza, basta che sia fatto con i criteri dovuti e in base a quello che è la nostra qualità, perché ormai di qualità ne parlano tutti, quindi la qualità è diventato un punto soggettivo e non più oggettivo. E all'interno appunto del negozio, oltre ai nostri prodotti, abbiamo voluto proprio creare uno spazio dedicato a tutto quello che è il cibo italiano fatto da piccoli artigiani che usano la nostra stessa filosofia, cioè di non introdurre chimica all'interno dei loro prodotti. Molto bene, quindi un discorso di qualità, tradizione legata a dei prodotti tipici, come vediamo in queste bellissime immagini. Quella cos'è? Questa è la salama da sugo. Quest'anno poi, anzi alla fine dell'anno scorso, è diventata anche IGP del territorio. È un prodotto tipicamente ferrarese, non se ne trova traccia al di fuori di Ferrara, anche andando già nella zona periferica non se ne trova più traccia. Viene fatta naturalmente con la carne di suino, con le parti un po' più muscolose. Ci sono un paio di versioni che si possono fare, la prima è quella di farla con abbondante vino, per cui alla fine della cottura, dove ci si impiega più o meno dalle 4-5 ore, si apre sopra nel coperchio e con il cucchiaio si proprio va dentro e si scava all'interno. Sono dei profumi bellissimi quelli che si sprigionano quando esatto. Un cucchiaio caldo di... Esatto, il contrasto è proprio questo sapore molto forte e deciso che va sempre da un qualcosa di più armonico, tipo un purè di patata, ma anche un contrasto di una cosa dolce, quindi anche un purè di zucca o con i fichi. Viene appunto fatta sempre da noi, le versioni sono due, come dicevo, una che si può scucchiaiare, l'altra viene fatta con un po' meno vino, in modo che la feta resta integra e proprio fatta a spicchio. Si può mangiare anche d'estate, non la si cuoce, la si affetta e viene servita come un salume comunissimo. La sua particolarità è che ha una stagionatura
che la tradizione vuole che sia di almeno un anno, quindi stagionature molto lunghe, grandi investimenti e soprattutto grandi prodotti, grande storicità, perché già nel 1800 Messis Bugo parlava già della salama come un prodotto di eccellenza e soprattutto di dono, come una cosa ricca da donare, come regalo importante di dono. Benissimo, benissimo, ottimi prodotti. Però adesso torniamo un attimo all'azienda in sé. Allora, so che l'azienda, perché ho visitato il vostro sito internet, so che l'azienda è molto grande, anzi, magari si localizza nel vostro paese, che è, mi ricorda, no, Focomorto, però prende le sue carni tutte italiane, ovviamente, in vari posti. Come mai fate questa scelta così vasta? Andate a cercare la parte migliore delle carni o carni particolari per altri motivi? Beh, diciamo che la parte più importante è che attorno alla nostra zona non ci sono grandi allevamenti, soprattutto a livello bovino. Ma questa particolarità, il fatto di andare a scegliere anche queste carni, è stato dovuto solitamente al fatto di avere una filiera più controllata e soprattutto di ricerca. Mi spiego. Nella fase del bovino, da circa 4 anni abbiamo fatto uno studio attraverso l'Università di Padova, nella Facoltà di Scienze Gastronomiche, in cui integriamo nell'alimentazione bovina anche gli semi di lino per un fattore di omega 3. Quindi, ad esami fatti quest'anno, abbiamo ridotto i grassi all'interno delle carni rosse di circa un 20%, con un accrescimento dei grassi poliinsaturi, per intendersi quelli che si trovano nell'olio extravergine di oliva, di circa il 14%. Ci interessa il benessere animale, quindi cerchiamo aziende che soprattutto durante l'estate il bestiame sia al pascolo, viene reinstallato, ma in spazi molto ampi, quindi pochi capi e molti metri quadri a disposizione. Lo stesso lo facciamo con il pollame e con il suino. Ci interessa non avere un prodotto, ma i prodotti. Per cui il pollame siamo in aziende agricole che lo tengono letteralmente allo stato brado. Siamo su 6 ettari di pascolo, i polli sono liberi. La stessa cosa avviene con il suino, dove i suini sono lasciati semibradi e dove la stalla è munita di un mulino in azienda, dove le granaglie vengono fatte e macinate all'interno dell'azienda agricola. Tutte e tre le aziende poi, oltre ad essere allevatori, sono anche coltivatori, quindi tutto il cibo che viene da parte dell'alimentazione di tutti gli animali viene fatta nella stessa azienda agricola. Questo permette di avere un prodotto di alta qualità e soprattutto, come diceva prima il signor Di Golinelli, di riconoscere a questi ragazzi giovani che si introducono in questo mondo di sacrificio dove non c'è domenica, di avere una soddisfazione di portare avanti un lavoro di grande tradizione, cultura e di grande passione. Ecco, sul discorso non c'è domenica, io so che lei la domenica a volte la spende con i suoi clienti che scelgono di andare a visitare il suo bestiame, vedere come cresce quello che mangiano. Ci racconta qualcosa? Dove li porta? È stato proprio quest'anno, abbiamo visto l'esigenza, oltre che di spiegare il prodotto alla gente, anche di far vedere come stanno gli animali. Per cui quest'anno abbiamo organizzato questa gita in stalla, dove abbiamo appunto portato a far vedere i nostri clienti e non come facciamo ad allevare, quindi quello che si fa in azienda e quello che si preclude e si spiega quello che deve essere il benessere animale. Abbiamo fatto studi anche per questo e l'abbiamo spiegato anche alla gente. Una volta, fino agli anni 70-80, addirittura i vitelli venivano incatenati ad un muro e lasciate davanti a questo finché non era la sua fine. Si è visto che, oltre ad sprigionare tossine, che poi alla fine noi mangiamo, c'era una velocità di accrescimento naturale molto lenta, che solo lasciando l'animale libero aumenta di circa 1 chilo la settimana. Quindi si provi a pensare quello che può essere per un allevatore il fatto che solamente lasciando nel benessere un animale c'è anche un accrescimento, quindi voglio dire meno spese e meno anche sacrifici da parte dell'allevatore di stare a guardare sempre un animale messo a muro. Questo l'abbiamo fatto capire alla gente, ma l'abbiamo fatto capire portandoli a toccare con mano quello che è la realtà di oggi. Bene, bene, molto bene. Ho un'ultima curiosità che voglio tirar fuori. Sono dei riconoscimenti che è giusto farvi e volevo far notare che questa è un'azienda da record, perché nel 2013 è stata riconosciuta come una delle 5 migliori macellerie d'Italia.
e invece dal 2009 state studiando per realizzare dei prodotti privi di qualsiasi fonte di glutine, quindi dei prodotti che possono essere utilizzati, di cui possono cibarsi le persone che hanno dei problemi. Nel 2013 sulla rivista Golosaria, che è curata da Paolo Massobrio, siamo appunto stati selezionati come fra le 5 migliori macellerie d'Italia e premiati a Milano, mentre da fine 2013-2014 abbiamo fatto questo importante progetto insieme all'AICI, l'Associazione Italiana Celiachia, dove la nostra macelleria è stata la prima in Italia a lavorare senza glutine, quindi anche tutti i prodotti fatti in gastronomia sono fatti senza l'utilizzo di glutine. Questo per noi è molto importante per il fatto anche di, come dicevo in precedenza, delle farine. Ormai le farine lavorate o raffinate non contengono più valori proteici e hanno il quintuplo di glutine rispetto a una farina fatta da grani antichi e macinata a pietra. Quindi è giusto sapere che ogni prodotto ha subito delle modificazioni che ai tempi dei nostri nonni e forse ai primi tempi dei nostri padri si mangiava in tutt'altro modo. Adesso si fa molta discriminazione su quello che fa male e quello che fa bene, ma nessuno parla mai di quanto fa male le chimiche all'interno dei prodotti. Quindi secondo il mio pensiero, la nostra soggettività, quello che fa male è la chimica e non fatto un prodotto come deve essere fatto, quindi senza ciò che ci preclude la natura. Ringrazio molto il signor Rizzieri per la partecipazione a questo evento e ringraziamolo tutti. Sono Lorenzo Rizzieri, titolare della macelleria Fratelli Rizzieri di Focomorto in Ferrara. L'attività nasce nel 1969. Siamo qui grazie a un progetto di Confartigianato e CNA, Food Story, che dà la possibilità ad aziende molto piccole come la nostra a essere in grandi eventi come questi per far sì che l'artigianalità italiana sia riconosciuta anche a livello di estero. La nostra attività è molto piccola, ci precludiamo il fatto di mantenere la materia prima a livelli molto alti e per il nostro futuro vediamo come la cucina si potrà integrare nella nostra azienda, ma soprattutto vedere di farci conoscere in un mercato sia italiano e non più quello provinciale o regionale e sia anche magari con qualcosa all'estero.